A Barcola sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento della scogliera. L'obiettivo è quello di rinforzare la riviera barcolana dalla violenza del mare e di prevenire soprattutto i danni, così come quelli provocati lo scorso anno dalle mareggiate. Non dormivo di notte perché se mi arrivava un'altra mareggiata mi buttava via tutti i soldi che abbiamo speso. Per fortuna ce l'abbiamo fatta, abbiamo le pietre e cominciamo per arrivare fino al bivio di Miramare. I lavori, finanziati con oltre 6.200.000 euro stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e della Protezione Civile, dureranno 60 giorni consecutivi. L'intervento riguarda principalmente la messa in sicurezza e la protezione del lungomare Benedetto Croce lungo circa 570 metri lineari. L'ultimo degli interventi avevo promesso che sarebbe stato anche quello di rinforzo proprio della scogliera, protezione delle opere già realizzate, quindi della pineta, del verde, della passeggiata, il servizio strada, il servizio verde, e anche la Fondazione CR Trieste ci siamo impegnati congiuntamente in sinergia per restituire Barcola al cuore dei triestini. Avranno una estensione di circa 1,5 metri o 2 metri in più e un'altezza che varierà dai 60 agli 80 centimetri rispetto a quanto è stato eroso dalle mareggiate. L'onda, così facendo, verrà tagliata principalmente in una prima fase sott'acqua, diciamo, quindi su questi 6 metri, e poi comunque essendo avendo fatto una forma trapezoidale, quindi ci sarà una linea diagonale superficiale. Se l'onda salirà, verrà tagliata nuovamente, quindi sarà al sicuro la protezione della passeggiata di Barcola. Si va a creare per la prima volta un'amministrazione, un intervento a mare che darà anche nuovi spazi per distendersi, oltre che una protezione diversa per quello che è la passeggiata dei Benedetto Croce. L'allungamento di 6 metri è previsto alla base, quindi immerso in acqua, lo scoglio immerso in acqua, quindi superficialmente sarà leggermente inferiore, però stiamo parlando di una lunghezza orizzontale. E sarà graduale la discesa e si verrà garantita come sempre un piccolo accesso, anzi l'accesso sicuramente all'acqua per poterla effettuare in maniera sicura sicuramente.